Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Hogwarts Legacy. Eccoci con il nostro bel maghetto mascherato Onofrio. Allora andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati l'altra volta. Allora abbiamo fatto la missione degli animali e quella dell'elmo, l'elmo da dare lì all'elfo bravo, e adesso volevo andare a fare questa qui, che è, adesso vi dico qual è. Dovrebbe essere questa di missione. Custode della luna storta. Gladwin Moon, il custode di Hogwarts, desidera parlarvi di qualcosa. Dovrei trovarlo vicino alla sala di accoglienza. Andiamo a vedere. No, scusate. Ho sbagliato strada, tanto per cambiare, vabbè. Ma quello è il minimo che potessi fare. Salve di nuovo. Una chiave di Dedalo. Sono riuscito ad andare a Milandia. Scusate, ma vediamo se riesco a prenderla. Fantastico. Fatto. Un altro medaglione che dovremo poi andare a posare vicino nella nostra, diciamo così, camera, nella nostra ala. Allora andiamo avanti così, tanto quello ce lo siamo trovati davanti, allora l'abbiamo fatto, quindi. Questo era quello che è sempre Ciucco, no? Almeno l'altra volta che l'avevamo incontrato era Ciucco. Salve di nuovo, signor Moon. Speravo proprio di rivederti, giovane amico. Gladwin Moon, custode di Hogwarts, al tuo servizio. Sembra solo. Prima cosa, mi scuso se ti sono sembrato un po' instabile l'ultima volta che ci siamo visti. Avevo avuto un incontro sconvolgente. Anche se pare che la tua visita a Hogsmeade sia stata ancor più movimentata. Movimentata è un eufemismo. Non mi aspettavo un attacco da parte dei troll. Certo che no, e da ciò che so, al borgo sono stati fortunati che ti trovassi lì. A proposito, la mia recente visita a Hogsmeade è il motivo per cui speravo di incontrarti. Mi servirebbe il tuo aiuto con una cosa. Vedi quella strana statua laggiù? Guarda cosa accade quando la luce cambia e il giorno diviene notte. Ora, se non ti dispiace dedicarmi un attimo, vedi se riesci a togliere la luna dalla statua. Forza, prendi la luna. Strani congegni, non trovi? E pare che la statuetta svanisca una volta rimossa la luna. Il che, per inciso, si può fare solo di notte. Tienila tu quella per il momento. Ti spiegherò tutto strada facendo. Da quel fatidico giorno al villaggio, quelle strane statuette non fanno che apparire in giro per il castello. E ce ne sono parecchie sparse anche per Hogsmeade. Qualcuno sembra volermi tormentare. Vedi, quel giorno a Hogsmeade ho svoltato l'angolo e mi sono ritrovato faccia a faccia con un molliccio, o mutaforma, che dir si voglia. Che, come sai, prende le sembianze di ciò che ti spaventa di più, e questo si è trasformato in un demiguise. Un demiguise? Sì, una creatura orribile capace di vedere il futuro. Assolutamente inquietante. Ne ho incontrato uno da ragazzo, in Corea. Un'esperienza terribile. E le statuette raffigurano proprio i demiguise. Presumo che le lune invece siano uno scialbo riferimento al mio nome.
Qualche bellibusto ha usato un molliccio per scoprire la mia più grande paura e usarla contro di me. Ho già qualche sospetto su chi possa essere il mascalzone o i mascalzoni dietro al misfatto. La mia speranza è che chiunque sia si tradisca da solo man mano che le statuette spariscono. Per questo ho bisogno che mi aiuti a farle sparire. Perché io? Per un paio di motivi, a dire la verità. Prima di tutto, l'audacia che hai dimostrato contro quei troll a Hogsmeade ti ha fatto ottenere la nomea di senza paura. Secondo, per quanto siano macabri e orrendi i demiguys, molti troverebbero ingiustificata la mia paura. Tu, tuttavia, hai visto che effetto mi fanno. Non so più che fare. Non riesco proprio ad avvicinarmi a quelle orrende statuette. In effetti, so che ce ne sono due qui, nella torre del corpo docente. Magari potresti iniziare a togliere quelle, così posso procedere con i miei lavori serali. Vabbè. Sarò felice di aiutarla, signor Moon. Sapevo di poter contare su di te. Per prima cosa, sai lanciare un incantesimo di disillusione, vero? Ti conviene farlo se vuoi aggirarti per la torre di notte. Seconda cosa, troverai la porta chiusa. E come farai a entrare allora? Semplice, con Alomora. E il coprifuoco? Coprifuoco? Sciocchezze! Mi sembri tale quale a me alla tua età. La scuola era il mio regno. E io ne approfittavo. Ero il beniamino di tutti. Quelli sì che erano bei tempi. Allora, troverai una statuetta nel bagno dei prefetti e l'altra nell'infermeria. Buona fortuna. E grazie. Prego. Questo è per aprire le porte, quindi. E dov'è? Ah, ok. Alomora. Pensavo lo dovessi mettere negli incantesimi. Cosa devo fare qua? Usa destra e sinistra per muovere le scintille e ruotare i quadranti fino ad attivare gli ingranaggi corrispondenti per aprire la serratura. Non ho capito, ma adesso ci proviamo. Ce l'abbiamo fatta. Ben fatto! Sei dentro! Ricorda, usa un incantesimo di disillusione, così nessuno potrà vederti. Questa è un'area proibita del castello. Fatto penare un po'. Lancia Revelio, vabbè. Revelio. Sollecito per il personale. Gli elfi domestici di Hogwarts svolgono un lavoro eccezionale nel mantenere in ordine il castello. Raramente si trovano impreparati nel condurre le loro mansioni quotidiane. Tuttavia, qualche giorno fa una confezione in attesa di scoppiarelli magici è scoppiata dietro un cuscino. Dietro un cuscino, sì. Oltre a un'imprevista cacofonia, gli oggetti hanno prodotto del fumo blu che ha avvolto un povero elfo, provocando nelle orecchie di tutti i presenti un fastidioso tintinnio che è perdurato per l'intera giornata. Presuppongo che il colpevole sia stato Pix,
Vi prego di tenerlo d'occhio e fare attenzione. La vicepreside. Revelio. Come vanno i tuoi studenti quest'anno? Piuttosto male, direi. Davvero? Revelio! Questo deve essere il bagno dei prefetti. Stanno preparando una rivolta. Bruti, sempre intenti a seminare caos. Forse Ranrock non sarebbe sul piede di guerra se il ministero permettesse le bacchette ai goblin. Se uno di quei goblin osa avvicinarsi a me, li faccio girare i tacchi. Una loro rivolta. Ho voti altissimi nella classe dell'Aerca. Non credo sia quello l'obiettivo del corso. Alo, Mora. Perché non si apre? È di livello 2. No. Perché non riesco ad aprire, scusate. Perché non riesco ad aprirla? Capito perché non riuscivo, non me la facevo aprire, vabbè. Misteri del... Revelio. Piacere di vederti, mio giovane amico. Sono studente in infermeria. Al momento no, ma ci sono molti altri perigli e sinistri che li fanno finire da me. Bene, suppongo sia ora che faccia il giro dei pazienti. Suppongo che il professor Black sappia quello che fa, ma gli studenti sono... Vabbè, qua ve la lascio, ragazzi, perché tanto... cancellato il Quidditch. Ma avevo deciso di scommettere qualche galeone su... Non su Corvo Nero. Riconosco le scommesse vincenti e con Revelio avrei fatto un buco nell'acqua. Quest'anno almeno. Anch'io. Questa non possiamo aprirla. Cos'è stato? Cos'è stato cosa? No, no, nulla, nulla. Tutto. Tutto sotto controllo. Ma se io me ne vado così, posso farlo? Secondo me sì. No. Uno storto racchiude in sé l'ingegno condizione umana. Revelio.
livello 3 addirittura questo. Livello 2. No, va giù. Eccola. Prendiamo anche questa, tanto. Questa è 2. No, questa possiamo fare. Allora, Mora. Me la lascio anche questa, ragazzi, chi volesse leggerla. Rivelio. Non vedo altro qua, quindi credo che possiamo andare. Salve, signor Moon. Ho le lune che mi ha chiesto. Ah, non temi nulla, proprio come speravo. Ottimo inizio. Se riusciremo ad averne altre, potremmo capire chi si cela dietro tutto questo. Inizialmente ho sospettato di Pix. Con i suoi scherzi ha portato il precedente custode, Rancorus Carp, al pensionamento anticipato. Ma non spiegherebbe affatto il molliccio Hogsmeade, no? No. Sono deciso a scoprire con il tuo aiuto chi è che mi tormenta. Vabbè. Davvero intrigante. Mi piacerebbe aiutarla a risolvere il mistero. Ah, tu sì che conosci la gentilezza e la sete di conoscenza. Ho qualcosa da offrirti in cambio del tuo aiuto. Ora ricorda, le lune sono recuperabili solo di notte, quindi ti incoraggio a utilizzare un incantesimo di disillusione, qualora sia necessario. Ha parlato di offrirmi qualcosa in cambio del mio aiuto. Quando mi avrai portato un numero sufficiente di lune, ti mostrerò le forme più potenti di Alomora. Non tutte le serrature sono facili come quella della torre del corpo docente. Quante sono le statuette da trovare? Non lo so di preciso, ne ho viste a dozzine. Sembra quasi che mi seguano. Ne hai da fare se vogliamo riuscire a svelare il significato che celano. Ho capito, terrò gli occhi aperti. Lo apprezzo molto. Ok. Sapevo che eri la persona giusta per questo lavoro. Continua così e risolveremo il mistero. Allora, io ne avevo viste. Ne avevo vista una. Dove c'era. No. Neanche. Allora, quella di difesa contro le arti oscure.
come dico sempre, mi chiedevo se potessi passare ai tre manici quando ti è possibile. Avrei bisogno del tuo aiuto per una cosa. Come dicevo, a mia sorella Anne manca Hogwarts. Ultimamente non è in sé. Ti andrebbe di tenere fede alla tua promessa e venire con me a trovarla? Sto per partire per Feldcroft. Conto di vederti là. Il borgo è appena a sud di Hogwarts. Comunque, spero che te la cavi bene con la maledizione esplodente. È tra le mie preferite. Ora che hai partecipato alla lezione di animali, ho chiesto a Tick di assisterti nell'uso della stanza, così che tu possa approfondire i tuoi studi in materia. Per favore, va a parlare con lui quando puoi. È da un bel po' che non ho notizie di mio zio Roland e sono preoccupatissima. Possiamo vederci? Ti aspetto in cortile. Basta, ok. Sono arrivate 20 di... Io avevo visto una statuetta, secondo me era nella torre di astronomia. Non lo so se è lì. Vediamo. Non credo. E ora che combini? Non era lì. Torre di difesa contro l'arte oscura. Forse era qua. Forse era qua. Ma non sono sicuro, vediamo. Era sulla scrivania di... Secondo me non è di qua, però. Revelio! C'è da perdersi qua, ragazzi, veramente. Revelio! C'è da perdersi qua dentro, ah, ma... Era questo? Lumos. Sì. Andiamo a cercare se mi ricordo dov'è. Buonanotte. Venga, venga. Che la devo attaccare a un quadro.
è difficilissimo comunque orientarsi qua dentro, ragazzi, eh. Mamma mia, cioè, credo, con tutta la buona... diciamo, mi sono perso adesso. Ah no, è qua. Vabbè, io stavo andando lì, ma dove trovaste stato, ma francamente non so dove sono, ragazzi, quindi non ne ho idea. Allora, abbiamo due missioni principali e poi un po' ma neanche. Ho delle secondarie, ma magari le farò più avanti. Io andrei a fare, scusate, ho sbagliato. Andrei a fare un'altra primaria. Allora, ho promesso a Sebastian che l'avrei incontrato a Feldcross. Speravo di vedere una faccia nuova. Tiri un po' sua sorella Anne. Ma Federico sta facendo qualcosa di sinistro. No. Allora, ragazzi, io andrei a fare questa qua, secondaria. Tanto che ci siamo. Sono sempre all'interno di Hogwarts, quindi... No, devo andare qua, ok. Adelaide Hawks, giusto? Ho ricevuto il tuo gufo. Sì, sono io, Adelaide. Oh, povera me. Sai, mio zio Roland è un commerciante di metalli piuttosto noto nella comunità Goblin. Quando è in viaggio per affari, mi manda sempre dei gufi per dirmi che sta bene. L'ultima volta ha accennato a trattative con quei Goblin estremisti, i seguaci di Ranrok. Da allora non ho più saputo nulla e sono preoccupata. E poi gira voce che i Goblin siano coinvolti nel recente attacco dei troll a Hogsmeade e io, inizio a temere il peggio. Secondo te la mia preoccupazione è motivata o sto solo esagerando? Credo tu faccia bene a preoccuparti, Adelaide. Tuo zio potrebbe essere nei guai. Sei molto più comprensivo della professoressa Weasley. Quando ha sentito che volevo andare a cercarlo, mi ha proibito di allontanarmi dal castello. È convinta che lo zio sappia badare a se stesso. Io però non riesco a pensare ad altro. Devo sapere che sta bene. Senti, ti andrebbe di provare a cercarlo? Da quel che so, sembri sempre alla ricerca di avventure, come lo zio. Va bene. Cercherò di scoprire qualcosa, Adelaide. Grazie. È molto scrupoloso con i suoi registri. Annota tutti i suoi affari in un diario, disegna mappe. Anzi, con l'ultimo gufo c'era una mappa della sua prossima meta. Pare volesse accamparsi a nord di qui. Spero davvero tu possa scoprire dove si trova. Grazie ancora per tutto l'aiuto che potrai darmi. Ok, andiamo a cercarlo. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Sì, dobbiamo andare fuori. Molto a nord, direi che è andato, Bene. Lei sembra molto preoccupata. Però ragazzi, scusate un attimo, io prima di andare lì volevo andare a vendere un po' di cose che giusto qualche minuto per disfarmi di un po' di roba dell'inventario, perché ho delle cose che... Hogsmeade, sto arrivando. Grazie ancora per aver consegnato le pozioni a Madame Lawang. Mi hai risparmiato tempo e fatica. Allora, vediamo un po' quello che possiamo vendere. Questo lo vendo.
Sì, è inutile fare. No, questo. Questo è buono, cioè. Questo mi dà più. Ma vediamo. Terrei solo i viola, che sono quelli più. Questi anche sono quelli leggendari, quindi in teoria dovrebbero essere meglio. Ah, questo me ne dà di meno, quindi è inutile tenerlo lì, ragazzi. Direi che basta. Questo cosa c'ha da? Pozione focalizzante, pozione del tuono, dell'invisibilità è massima. Ma per adesso io direi di sto bene così. Spero di rivederti. Addio per ora. Allora, andiamo a cercare lo zio lì. Lui là. Ho capito cos'è. Nel momento in cui hai deciso di venire qui. Quel botto cos'è stato? Oh. A cavallo della nostra scopetta. Cos'è un accampamento? No, non credo. Sarà questo l'accampamento del signor Ox? Ci sono dei brutti ceffi. Facciamo così allora, proviamo stealth. Qua c'è uno morto già. Seguaci di Ranrock più avanti. Meglio affrontarli con la forza o essere più discreti? Cosa abbiamo qui? Un altro umano? Ah, ma se non ti abbuffi puoi marciare più a lungo, è vero. Un pasto pesante ti rallenta. Ma so, in tre? E sarai scattante. Ma chi ti tiene a essere scattante? Ma questi tre tutti assieme non li becco. Non si dividono, maledetto, Questi qua non si potevano affrontare stealth, è inutile, non Rivelli. Qui ce n'è degli altri però. Thank you.
il diario commerciale del signor Oaks. I seguaci di Ranrock hanno accettato l'incontro, ma la prospettiva mi inquieta. Hanno modificato le loro richieste ed erano furiose dalle mie domande. Ho sentito alcuni dei loro piani mentre parlavano goblinese. Vogliono i miei giacimenti di metalli rari adatti alla perforazione. Non voglio irritarli ulteriormente, sembrano abbastanza imprevedibili e ho bisogno di portare a termine questa transazione. Forse possiamo trovare un compromesso, forse no. Adelaide ha detto che suo zio annota tutti i suoi affari e disegna mappe. Forse questi punti di riferimento mi condurranno da lui. Io odio le mappe, ragazzi, mamma mia. Vabbè. Revelio! Lebioso! Glottis! Confringo! Vabbè. Importante farli, poi. Revelio! Il diario commerciale del signor Oaks. Allora, vediamo un po' sta mappa cosa dice. Inventario. Dovrebbero essere qua, giusto? Sì. Quello credo che sia dove siamo noi. Dobbiamo attraversare un fiume fino a delle rovine, cioè costeggiare il fiume fino a delle rovine e poi andare a attraversare il fiume. Almeno. E dov'è il fiume? Ok, quindi il fiume è questo, per cui il fiume è qua. Costeggiamolo, ci dovrebbero essere delle rovine. Già che ci siamo. Ma devo utilizzare quello di ricostruzione, secondo me, che è questo. Riparo. L'altro dove sarà? Qua. Ancora uno. Riparo. Ecco. Risolto. Bene, allora andiamo avanti da dove... Ed ecco la torre in rovina. Il punto sulla mappa dovrebbe essere direttamente a sud rispetto a qui. A sud. Ma che stai lì? So riconoscere Vabbè. Una prova di Merlino quando la vedo. Facciamo la prova di Merlino. Se non ricordo male bisogna accenderli tutti assieme, forse, o no? Ma dovrebbero essere tre. Uno, due. E il
terzo dov'è? Confringo! Revelio! Dov'è il terzo? Chissà chi ci vive. Revelio! Venga lì. Allora qua dentro. Confringo! Ho lisciato. Da qua non un po' lontano da qua, eh? Allora devo fare prima quello e poi gli altri due, proviamo, vediamo se riusciamo, dai. Confringo. Le prove di Merlino sì. Non avranno la meglio su di me. Ok, allora stavamo andando. Revelio. Scusate ragazzi, la torre è quella, quindi no sto andando nella direzione giusta, direi. Sì, e quindi è lì, ci sono, ce l'ho, è questo qua sopra. È pieno anche di gentaglia. Cosa abbiamo qui? Forse non è il... La guerra sarà finita. I Goblin controlleranno finalmente i... Hai paura di combattere? Si riescono a far stealth, si qua è inutile, non... Non si riesce, ragazzi, vabbè, tanto... Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi. Vediamo se riusciamo a passargli da dietro, magari. Non ci credo molto, però ci proviamo. Revelio! Non cadrai. Sarebbe già tanto riuscire a entrarci in un...
Forse se riuscissi a salire più in alto nel torrione. Ma devo prima eliminarsi qua. Tu hai ragione che vuoi salire nel torrione, però. Revelio. Qua nel torrione non si sale. Non è il posto migliore per uno studente non accompagnato. Una scala. Ecco cosa mi servirebbe. Presto i Goblin indosseranno la stirpe magica. Quella serviva per salire. Potrebbero impiegarmi per tante altre cose, invece. Cos'è stato? Questo è il punto sulla mappa. Meglio tenere gli occhi aperti. Sembra una situazione pericolosa. Questo posto sì che ha un'aria triste. Chissà cosa ci troveremo qui dentro. Revelio! Pattugliare quest'area è una perdita di tempo. Chi va là? Avere quel miserabile tra i piedi è una punizione per tutti noi. Girati, non riesco. Non riesco, ragazzi, è difficile, veramente. Io ci provo. C'è nessuno? Poco saggio tornare qui. Lucky! Confringo! Non la passa! A quanto pare l'istinto di Adelaide non si sbagliava. Ci vorrebbe proprio un bello stufato di... Revenge! Ma questa serratura non so cosa c'è, andiamo a vedere un attimo tanto. Alomora! Alomora! Ah.
Le mani di Ranrok sono sporche del tuo sangue. Revelio. Qua non vedo altro. Quindi dobbiamo andare di qua, ragazzi, penso proprio di sì. Revelio. Quanti sono? La parola di un umano non ha valore. Il prigioniero ci deve il metallo che ci aveva promesso. Revelio. Ho tanti, ragazzi. Questi prenderli di spalla è praticamente impossibile. Magari uno sì, ma... Il sogno di Ranrok di vedere i goblin a capo di maghi e streghe si avvera. Una porta a vapore. Come faccio ad aprirla? Lei si giri, bravo. Perché tocca sempre a me la pattuglia? Benedico Stodanus! Quello lì è girato, ma vediamo se riusciamo a... Difficile che... Ci proviamo, così lì non è molto, anzi. Lì ha... Che bello, abbiamo visite! Maledetti. Hai un seguace di uno, raro! Allora, vediamo cosa c'è da... La porta a vapore. E come funziona questa cosa? A mettergli del vapore dentro. Confringo. Uno c'è, deve essercene un'altra. Probabilmente sì. Vuoi che non sia dall'altra parte? Non lo so. Però non la vedo. No, ce n'è una sola. Quelli quando mi vedono in un modo o nell'altro avremo ciò che ci spetta. Revelio. C'è
castighiamo con i dolci. L'altro giorno siamo cambiato tutto. Aspetta un momento. Non vedi neanche una piccola. Magica sarà sconfitta. Se l'è squagliata. Saggia decisione la ritirata. Sono altri, vabbè, tutto pieno. Perché tirarla per le lunghe? Lucky, comprendo. Dov'è? Ce n'è ancora uno. Ci guiderà la vittoria. Sì, sì, certo. Morte. Allora, vediamo se possiamo far fuori qualcosa, perché tanto per cambiare sono questo. Mi spiace, ma questo è alto, eh?
55, ok. Madonna che maschera. 100. Cioè sui vestiti, cioè, sono veramente discutibili, devo dire la verità, eh. Sui vestiti avrei da ridire. Ok, allora prendiamo quello che si può prendere. Revelio. Questa deve essere la bacchetta del signor Ox. Forse ora riuscirà a liberarsi. Forse. E qui mi dà ancora un'altra stanza di sopra, o sbaglio? Infatti. Si apra, grazie. Anche qua ce n'è. Le biote. No. Era quella di sotto, ok. Sì. Direi che possiamo andare. Non ho idea di cosa serva. Revelio. Chiedo se lo zio di Adelaide potrebbe essere laggiù. Soltanto di Ranrock. Li hanno imprigionato. Arrivo, eh. Stai calmo che arrivo. Revelio. Ehi, signor Ox. Sì, sono qui. Mi hanno preso la bacchetta. La cella è chiusa da un lucchetto incantato. Sono pratico di queste serrature, ma per aprirla ho bisogno della mia bacchetta.
Ho sentito che parlavano di una porta a vapore. Dai, ce l'ho io. Fortunatamente ho già trovato la sua bacchetta, signor Ox. L'hai trovata? Passamela presto, prima che arrivino. Devo uscire da qui, sbrigati. La mia bacchetta. Oh, sia lodato Merlino. Grazie. E quindi? Oh, buongiorno. Hai trovato la mia bacchetta. Aspetta, sei così giovane. Devi metterti in salvo immediatamente. È pericoloso. Non si preoccupi, signor Ox. Ho già affrontato dei goblin. Per Merlino, hai molta fortuna o molto talento. Come hai fatto a trovarmi? Sono un amico di Adelaide. Era preoccupata per via dei suoi affari con i seguaci di Ranrock. Ah, e ne aveva ben d'onde. Non ho rispettato i patti e per punirmi i goblin mi hanno bendato e rinchiuso in una cella. Sono rimasto in quella cella così a lungo che si sono dimenticati di me. Quindi ho sentito delle cose. Ah, se solo potessi ricompensarti. Quei dannati goblin mi hanno rubato fino all'ultimo zellino. Ti dico solo grazie, di cuore. Ha detto di aver sentito qualcosa? Ah, una storia davvero triste. L'episodio all'origine della sventurata vendetta di Ranrock contro i maghi. Anche se l'allevamento di draghi fu bandito dalla Convenzione degli Stregoni del 1709, da giovane Ranrock si imbatté in uno stabio illegale. I draghi lo affascinavano. Visitava in segreto l'accampamento ogni volta che poteva, senza osare mostrarsi. Dopo settimane di sorveglianza, Ranrock trovò infine il coraggio di parlare al capo dell'accampamento. Voleva unirsi a loro e ai draghi. Il mago lasciò cadere la bacchetta e Ranrock ne approfittò, la raccolse, pensando di restituirla e avere modo così di presentarsi. Vedendo il goblin con una bacchetta in mano, il mago si infuriò e picchiò Ranrock, fin quasi a ucciderlo. Da allora Ranrock disprezza i maghi. Ci considera tutti crudeli. Lei parla goblinese, non è vero? Sì, ma i seguaci di Ranrock lo ignorano. Fin da bambino sentivo un'affinità per la cultura goblin. Sapevo che sarei stato commerciante di metalli. Impararne la lingua non è stato facile. È complessa e la mia memoria è debole quanto le mie ginocchia. Ma dopo aver lavorato con i goblin per decenni, ne ho una discreta padronanza. Almeno mi piace pensarlo. Ok. Sono felice di averla potuta aiutare, signor Ox. Adelaide stravede per lei. Oh, io per lei. Ormai conosce le mie abitudini commerciali e analizza nel dettaglio ogni mio gufo. Ah, se solo non avessi commerciato con quei furfanti. È una lezione che non dimenticherò. Riavere la mia bacchetta è come riabbracciare un vecchio amico. Devo tornare a casa e far sapere ad Adelaide che sono salvo. Tu starai bene? Me la caverò, signor Ox. Lei torni da Adelaide. Le assicuro che è più preoccupata di lei. Ah, sono ansioso di vedere la mia cara nipote. E poi conto di partire. Farò i miei affari lontano da qui. Grazie. Che la vita ti ricompensi per ciò che hai fatto. Abbi cura di te. Il signor Ox è stato fortunato. Ranrock non lo avrebbe mai lasciato andare. Bene. Ribelli. Ok ragazzi, direi che ci fermiamo qua. Questa puntata è durata anche un po' più del dovuto, però volevo completare la missione. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video, mi aiutate veramente in questo modo. È l'unico modo che avete per aiutarmi e per sopportarmi. E niente, che altro dire. Grazie per aver visto questa puntata e alla prossima. Ciao.